secondo il vostro giudizio. Entità attraverso Corrado Piancastelli, rapporto dalla dimensione X, Giorgio Di Simone, entità A. E adesso vorrei aggiungere una cosa a titolo personale, perché alcune volte ho sentito dire: come mai un'entità elevata, secondo il vostro giudizio, come sono io, nei confronti della media umana, si incarna in un medium e parla ad un numero abbastanza ristretto di persone e, diciamolo pure, con la presenza di gente abbastanza inutile, quindi non qualificata? Come mai un'entità come me perde il tempo, per così dire? Rispondo a questa domanda in maniera abbastanza precisa, una volta per tutte. Questo medium poteva essere un altro, è capitato questo per varie ragioni. Ci serve proprio per tenerci aggiornati sulla condizione umana, perché è un po' per noi come un'antenna piantata in terra. Esso è un po' come un polo necessario, utile, se vogliamo, per poter seguire dall'interno della terra, pur restando al di fuori, ciò che avviene su di essa. E quello che avviene sulla terra non è che necessariamente ci viene trasmesso da ciò che, per esempio, il medium vede o scorge o legge. No! C'è una risonanza o un accumulo di informazioni che attraverso il medium rimbalza sino a me. E quindi, anche se il medium stesse chiuso tutta la vita con gli occhi bendati in una stanza completamente buia, noi avremmo lo stesso le informazioni. Il medium è come un microfono aperto sulla terra. Questa è la vera ragione per cui io parlo. Poi, questo tipo di microfono lo si è sfruttato, perché sono sopraggiunte altre cose che qui è inutile dilungarci a dire. A un certo momento questa qualità è emersa e c'è stata la necessità che qualcuno si mettesse pure a parlare in questo medium. Ed allora ho preferito farlo io direttamente, ma avrei anche potuto inviare un altro. Ma poiché c'è stato un accordo preciso per questa incarnazione e mi sono assunto, oltre che la guida generale, anche la guida particolare di quest'anima, dell'anima del medium che è venuta in terra, allora ho preferito evitare altri guai, perché un'entità estranea avrebbe potuto crearmi delle interferenze sul circuito. Questo fatto tecnico è la ragione principale di tutto quello che avviene, sia detto una volta per tutte.